Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, permetteteci di farvi gli auguri, e sì, perché un altro anno sta terminando, un 2018 intenso, pieno di avvenimenti che noi del TG Vicenza, di Rete Veneta, vi abbiamo raccontato come nostro solito, come nel nostro stile, senza tanti fronzoli e senza filtri, e con un solo obiettivo, quello di essere al fianco dei cittadini, quello di essere la vostra voce, i vostri occhi, portando i vostri problemi, le vostre istanze alle autorità competenti, sollecitandole, pressandole, senza accontentarci di una risposta o di una promessa, ma insistendo fino al raggiungimento di una soluzione concreta, di un risultato autentico. E così, cari telespettatori, voi e noi di strada insieme, beh, ne abbiamo fatta davvero tanta. Ogni giorno un passo avanti, mai uno indietro. E bisogna dire la verità, di soddisfazioni, beh, ce ne siamo tolte più di qualcuna. Abbiamo ottenuto insieme tante piccole, grandi vittorie. E allora, oggi con voi, noi vogliamo ricordarne qualcuna. E allora, buon divertimento, Tanti auguri a tutti. Siamo tornati qui a Ponti di Lumignano nel comune di Longare. Questo è l'incrocio diventato tristemente famoso per gli innumerevoli incidenti che ci sono stati nel corso degli anni, i feriti e i 13 vittime che ha causato. I residenti per questo si erano mobilitati per ottenere la messa in sicurezza dell'incrocio, senza purtroppo avere successo. Noi di Rete Veneta abbiamo accolto le loro richieste e li abbiamo accompagnati presso le istituzioni, il comune e la provincia, perché almeno l'incrocio fosse messo in sicurezza. Basta scuse, vogliamo il semaforo! Basta scuse, vogliamo il semaforo! Vogliamo il semaforo! Il presidente della provincia, Variati, aveva accolto le loro richieste e aveva preso un impegno preciso davanti alle nostre telecamere. Io avevo assicurato ai cittadini che avremmo messo 60.000 euro per il nuovo impianto semaforico a Ponte di Lumignano. Finalmente, dopo un anno, da un mese circa, questo semaforo ha cominciato a funzionare. Questa è anche soddisfazione, perché questa è anche la dimostrazione che quando i cittadini si organizzano non c'è ostacolo che tenga, una scelta che parte dal basso e nell'esercizio di un proprio legittimo diritto, che è il diritto alla sicurezza. Diritto alla sicurezza che premia non solo esclusivamente gli abitanti del comune di Longare, a fattispecie frazione di Lumignano e di via Casoni, ma tutti coloro che ogni giorno impegnano l'attraversamento stradale. A noi sarebbe piaciuto un'inaugurazione in qualche modo ufficiale. Quando ci diamo appuntamento all'inaugurazione? Beh, sentite il sindaco, spero al più presto, perché noi la liquidità la mettiamo a disposizione del comune. Noi comunque siamo qui per festeggiare insieme ai residenti la conclusione felice di questa battaglia, che non è ancora conclusa, ma che per il momento ha messo in sicurezza questo incrocio. Sì, soddisfatti del risultato, però noi avevamo chiesto in primo luogo la rotatoria, non era stato possibile, per quella rotatoria si metteva in sicurezza anche via Casoni. E speriamo ancora in Rete Veneta che ci dia una mano a portare avanti questo obiettivo. È la dimostrazione che quando le persone si mobilitano i risultati si ottengono concretamente. È una chiara dimostrazione della vittoria della democrazia, vittoria alla quale ha concorso anche Rete Veneta, che ci ha dato concretamente una mano per portare a casa questo risultato. Le immagini della vergogna. Vicenza, via Schiavo, è il 3 luglio di quest'anno quando i residenti di Bertesinella chiamano Rete Veneta. Noi andiamo sul posto e ci troviamo di fronte questa scena. Un parco pubblico sporco, con una distesa di erba alta, un vecchio cartello e poi una discarica a cielo aperto. Qui è da diversi anni che noi abbiamo interpellato sia il Comune, AIM e vari organi competenti per vedere di riuscire a eliminare questa discarica che, come potete vedere, è a cielo aperto. Che tipo di risposta hai avuto da AIM? Nessuna risposta, né dal Comune né da AIM. Nessuna risposta, e allora ce ne siamo occupati noi di Rete Veneta, che abbiamo attivato la nuova giunta comunale di Vicenza e immediatamente il giorno dopo abbiamo ottenuto che fossero rimossi i rifiuti, con grande gioia dei cittadini che hanno trovato Rete Veneta al loro fianco.
Grazie per il lavoro di tutto. Speriamo che non dovete più intervenire per queste cose. Certo, avete fatto un buon lavoro. Bene, quindi da cittadino vicentino non posso far altro che ringraziare. Restava però da rimettere a posto il parco e da abbattere il vecchio fabbricato dove venivano abbandonati i rifiuti. E così eccoci ad oggi. E voilà, indovina le differenze. Lo facciamo con l'assessore al territorio Lucio Zoppello. Buongiorno assessore. Allora, beh, le differenze sono abbastanza evidenti, eh? Cartello nuovo, come promesso, lo sfalcio dell'erba e soprattutto l'eliminazione del manufatto improprio che prima esisteva su quest'area. Allora, tutto bene quel che finisce bene, tra l'altro proprio oggi, che giorno è? San Francesco? Esatto, oggi è San Francesco e quindi un pensiero sicuramente, un augurio anche al nostro sindaco, che però la cosa comincia a essere un po' singolare perché abbiamo Francesco come sindaco, Francesco sarà probabilmente presidente della provincia, abbiamo Francesco Papa, abbiamo Francesco patrono d'Italia, certo che vengono lasciati pochi posti agli altri. Insomma, una giornata sicuramente straordinaria in cui ci regaliamo e regaliamo a Vicenza, come richiesto dai cittadini, un parco completamente riqualificato, quindi missione compiuta? Assolutamente sì, missione compiuta. Missione compiuta. Documentario sull'Homo Vandalus. La prima puntata l'abbiamo mandata in onda nel novembre del 2017 ed era dedicata ai geroglifici che deturpano i muri di uno dei monumenti storici di Vicenza, l'antica chiesa, oggi sconsacrata, dei santi Filippo e Giacomo. L'ultima puntata invece è di pochi giorni fa, quando l'assessore Claudio Cicero ha preso a cuore questi segni molto preziosi dal momento che il comune li conserva da anni senza averli mai cancellati. Ma la nuova amministrazione ha deciso di dare un colpo di spugna, anzi di pennello, e ci aveva promesso un intervento rapido. E oggi siamo tornati qui davanti alla chiesa di San Giacomo perché ci hanno riferito che il comune ha inviato qualcuno a pulire le scritte segnalate da Rete Veneta. E allora andiamo insieme a controllare. Guardate, qui c'è un signore con una tuta da Ghostbuster, da astronauta. Buongiorno. Buongiorno. Sta pulendo per bene tutte le scritte? Sì, quello che dovrebbero fare gli sciamannati che invece sporcano i muri invece di pulirli. Sì, ha un'aria familiare. Caramba, che sorpresa! L'assessore Claudio Cicero. Sono qua per dare un po' di esempi, insomma, no? Perché non è giusto che le nostre strutture vengano imbrattate dagli emeriti imbecilli. Ecco, noi li abbiamo definiti i graffiti dell'Homo Vandalus. Assessore, se questi vandali hanno voglia di prendere il pennello in mano, sì, almeno lo usino per pulire invece che per sporcare. Invece del pennarello usino il pennello. Questo invece è il portone con graffiti ormai antichi che sono stati tenuti qui su questa vetrina del centro storico per anni e anni. Come la mettiamo? La mettiamo che chiameremo le personale specializzato perché va fatta anche una levigatura e poi dare il colore opportuno, quello per il legno. Ecco, assessore, allora, visto che lei sta facendo l'imbianchino, noi le abbiamo portato un cappello perché l'imbianchino deve sempre avere il cappello giusto. Eccolo qui, lo mette in testa. Beh, non mi sta, io ho un testone grosso. Però le sta proprio a pennello, eh? È proprio il caso di dire che le sta a pennello. Allora la lasciamo andare avanti con il suo lavoro. Ci vorrà olio di gomito, ce l'ha l'olio? Sì, benissimo. E allora vada pure un piccolo passo per i muri di Vicenza, un grande passo per la lotta al degrado e all'inciviltà. Buon lavoro. Grazie. Bene, e mentre l'assessore Claudio Cicero continua il suo lavoro e a colpi di pennello dà un duro colpo all'Homo Vandalus, noi chiudiamo qui da Stradella San Giacomo esultando, possiamo dire, missione compiuta.
L'Oasi di Casale. È qui che Rete Veneta a Vicenza porta avanti una vecchia battaglia per la verità. C'è un debito col passato, un thriller ambientale rimasto in sospeso. Per questo, rompendo un silenzio che durava da tanto, troppo tempo, abbiamo dato voce agli abitanti della zona che chiedevano alle autorità competenti di appurare se davvero nel 1981 sono stati sotterrati centinaia di sacchetti di bicromato di sodio, sostanza altamente velenosa che potrebbe aver portato pregiudizio alla falda acquifera. Ci avevano mostrato una mappa inquietante che indica nel raggio di 1,5 chilometri dalla zona presumibilmente inquinata un'incidenza sospetta di linfomi, tumori e leucemie. Noi di Rete Veneta abbiamo sposato questa battaglia a cui nel tempo abbiamo dedicato molti servizi sul TG Vicenza, spingendo sull'opinione pubblica perché si facesse chiarezza, finché nell'Oasi sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo ecologico, le cui analisi hanno evidenziato delle anomalie da approfondire tramite scavi e la procura ha aperto un fascicolo ancora senza indagati e senza ipotesi di reato. E finalmente nelle ultime ore gli scavi sono stati effettuati dai carabinieri con mezzi messi a disposizione dal comune. Siete soddisfatti voi del comitato? Sì, siamo soddisfatti perché dopo tanto tempo, dopo 35 anni, siamo arrivati a fare questi accertamenti. Però abbiamo una riserva sui mezzi che sono stati messi a disposizione del comune, che non hanno consentito andare in profondità per fare gli accertamenti nella zona sospetta. Cittadini soddisfatti ma con qualche dubbio, come risponde l'assessore Lucio Zoppello? Che sono stati utilizzati i mezzi che appunto per i tipi di sondaggi erano necessari, quindi si è arrivati alle profondità che ha stabilito i NOE, vale a dire i fondi scavo. Certo è che non ci sono relazioni ufficiali, vige il massimo riserbo, eppure qualcosa sotto il terreno è stato ritrovato, vero assessore? Com'è andata? Sì, qualcosa è stato ritrovato sulla scorta delle analisi, delle indagini che sono state fatte come elementi antropici, tipo qualche bidone vuoto, dei sacchetti di plastica vuoti e degli elementi di calcestruzzo piuttosto che sassi abbastanza consistenti. Bene, vedremo che cosa emergerà. Toccherà all'ARPAV eseguire le analisi sui materiali repertati e fare chiarezza. Seguiremo gli sviluppi e vi terremo aggiornati. Quali che siano i risultati però, noi di Rete Veneta abbiamo sposato questa battaglia perché si arrivasse a oggi con i carabinieri e la procura che stanno lavorando per fare piena luce. Per cui per quanto ci riguarda, missione compiuta. C'era una volta la casa di riposo con mala vista sui rifiuti. Questa è la storia degli anziani ospiti di IPARC a Vicenza, che si sono affacciati sui rifiuti finché non hanno deciso di contattare Rete Veneta, chiedendoci di intervenire. Io chiedo veramente, per favore, al sindaco di Vicenza, ci tolga questa isola ecologica che proprio per questo istituto sarebbe una cosa bellissima per gli anziani, proprio farebbe un grande favore a queste persone. Quel posto lì deve essere libero perché loro si godono un po' la terrazza, se no vengono fuori e sentono la puzza dell'immondizia, non è giusto. È un brutto vedere, anche per le persone quando entrano qua, vanno su dalle scale lì, non è bello da vedere. Detto fatto, noi subito abbiamo coinvolto il sindaco Francesco Rucco, appena eletto, che ha raccolto la segnalazione di Rete Veneta. Sì, abbiamo raccolto la segnalazione, era una segnalazione importante, noi dove potremo chiaramente interverremo in maniera tempestiva. E tempestivamente Francesco Rucco ha dato disposizioni ad AIM perché i bidoni più maleodoranti del vetro e dell'organico fossero spostati, mentre quelli restanti del secco e della plastica venissero schermati da un pannello di legno. Bene, noi di Rete Veneta ci siamo stati sotto, sollecitando AIM, e abbiamo controllato la situazione, aggiornando i nostri telespettatori con una serie di servizi che terminavano col fatidico continua. Fino a oggi, sì, perché finalmente ci è arrivato in redazione questo messaggio. Parco Città, AIM ha sistemato le fioriere e pulito le incrostazioni di materiale abbandonato a terra. Caso risolto.
E queste foto lo documentano. Vedete? Sono stati installati pannelli per schermare i cassonetti di secco e plastica, mentre quelli di vetro e organico sono stati spostati come promesso. Adesso gli anziani ospiti della casa di riposo hanno un panorama decisamente più pulito. Al posto dei rifiuti vedranno le piante e per i visitatori c'è la rastrelliera per le biciclette che era stata richiesta. A questo punto vogliamo ringraziare il sindaco Francesco Rucco che ha mantenuto la parola, ha risolto immediatamente un problema che si trascinava da tanto, troppo tempo. Ma ringraziamo anche AIM che si è attivata per realizzare questo desiderio degli anziani. E per noi di Rete Veneta, pollice in su, missione compiuta. Fattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali tempo nebbioso per gran parte della giornata, con tendenza a schiarite in serata. Su pianure occidentali e prealpi c'è l'imprevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Su pianure orientali e dolomiti c'è l'inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it.